Ciao ragazze, ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi mi vedete qui struccata e in una location diversa dal solito perché ho deciso di girare il video Entire House Clean With Me. Andrò quindi a pulire tutto l'appartamento e lo faremo insieme. Quindi accendete il mio video sulla televisione, iniziate anche a voi a prendere i vari attrezzi per pulire e puliamo insieme le nostre case. Io vi mando un grande bacio. Prima di iniziare però, se non l'avete fatto, iscrivetevi al mio canale premendo sul pulsante rosso che trovate sotto il mio video e ora iniziamo con le pulizie. Io inizio solitamente dalla cameretta, che è la stanza più piccola del mio appartamento e quindi la più veloce da pulire. La prima cosa che vado a fare è quella di andare a rimuovere tutti gli oggetti che sono sulla cameretta, quindi in questo caso le cose che avevo sopra. Al letto, questa borsa per il mare, questa rete, le vado un attimo a spostare o comunque a togliere dalla camera e a questo punto passo l'aspirapolvere su tutto il pavimento. Una volta passato l'aspirapolvere sia sul pavimento sia sul letto, prima di andare a lavare il pavimento con l'acqua, vado a mettere sul letto, che al momento non stiamo utilizzando, lo utilizziamo soltanto per gli ospiti, questo telo che avevo acquistato in un negozio e vado a ricoprire tutto il letto per far sì che non prenda polvere durante il tempo. Vado poi a pulire la maniglia della porta, gli interruttori e tutte le maniglie dell'armadio che ho in cameretta utilizzando lo spray solito che mi vedete utilizzare sempre, quello di Napisan al profumo di limone, e un panno in microfibra per andare a pulire bene a fondo. Fatto questo, passo alle finestre perché, come vedete, sono molto sporche perché ho un cagnolino che con le sue zampette ci va, insomma, sulle finestre. Ed in particolare utilizzo questi panni che sono della Vileda e sono adattissimi per pulire il vetro senza prodotti chimici. Basta bagnare il panno blu scuro con dell'acqua e poi asciugare con il panno azzurro chiaro. E il vetro, sia il vetro delle finestre, ma anche il vetro di un tavolo, risulterà essere pulito e senza aloni. L'ultima cosa che vado a fare in compagnia del mio amico Buddy, che è il mio cagnolino, vado a pulire il pavimento con il mocio. In questo caso ho utilizzato un prodotto specifico per il parquet che è praticamente della marca Pronto, se non ricordo male. È di un colore giallino e riesce a pulire più a fondo il parquet e a mantenerlo nel tempo. E
Ed ecco quindi la nostra cameretta pulita, igienizzata in maniera più o meno a fondo, insomma è la pulizia settimanale che vado a fare, e adesso passiamo alla prossima camera. Ed eccoci arrivati alla camera matrimoniale. Qui la prima cosa che vado a fare è quella di andare ad aspirare con il Dyson il pavimento e successivamente vado a rimuovere le lenzuola dal letto per cambiarle. Inizio poi a pulire, a disinfettare, a spolverare tutti i soprammobili che ci sono sul comodino e sulla toeletta e pulisco inoltre anche le prese della luce e della persiana. Continuo poi il giro, mi sposto sulla cassettiera che abbiamo accanto al letto e pulisco anche qui sia la parte superiore sia i cassetti esternamente. Prendo a questo punto il mocio, anche qui utilizzo lo stesso prodotto che ho utilizzato per il parquet della cameretta, perché anche qui ci abbiamo lo stesso pavimento. E anche questa camera è fatta. Aspetto che si asciughi e poi andrò a fare il letto. Passiamo a questo punto al soggiorno e alla cucina. Per prima cosa vado a pulire con un panno ed uno spray tutti i mobili che ci sono nel soggiorno. Quindi il mobile all'entrata, il mobile della televisione e il mobile del microonde. Vado poi ad aspirare il divano con il Dyson e successivamente inizio ad aspirare il pavimento in questa prima zona del soggiorno, quindi nell'entrata e nella parte dove c'è il divano. Una volta aspirata vado a lavare sempre questa zona del soggiorno, andrò quindi a dividere il soggiorno a metà, lo aspiro e lo lavo per metà e nel frattempo, mentre metà soggiorno si asciuga, vado a lavare il resto. Thank you.
mentre appunto sto asciugando la metà del soggiorno, vado a pulire anche il tavolo e le sedie. In questo caso la parte superiore del tavolo è di vetro, quindi vado ad utilizzare le spugne che mi avete visto usare prima sui vetri. E a questo punto sono andata di nuovo ad aspirare e a lavare un altro pezzettino di soggiorno. Procedo così fino ad aver lavato e pulito tutto il soggiorno. Ragazze e ragazze, rieccomi, non ho finito di lavare la casa, manca il bagno, però oggi non riesco perché ormai è quasi ora di cena e devo iniziare a cucinare. Comunque io spero tantissimo che questo video Clean With Me vi sia piaciuto, se è così fatemelo sapere qui sotto nei commenti e lasciate anche un bel pollice in su. Io spero tantissimo che vi avete tenuto compagnia mentre anche voi pulivate assieme a me, in modo tale che così le pulizie diventano un pochino più leggere con la mia compagnia. Vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo presto in un altro video. Ciao!